Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. AS di 100 1913 Gavellese 2-1. Non è stata comunque una delle migliori partite giocate fino ad ora da 100, è doveroso dirlo a scanso di 15. Ma dopo un mese di a tutto gas, 5 vittorie dietro fila e un paio di queste da vera battaglia agonistica, vedi Alberonese e Gambulaga, la squadra ha ripreso fiato. La cronaca della partita vede un avvio roboante per 100, che dopo pochi secondi dal calcio d'inizio è in gol con Bomber Cavalieri. Dopo il gol lampo di Cavalieri, la partita prende una piega più guardinga da ambo le parti, ma questo non evita che 100 non approfitti di spazi lasciati liberi dalla Gavellese, ed è in uno di questi che 100 si procura il calcio di rigore per atterramento in area del Bomber Cavalieri, lanciato dritto dritto verso la porta avversaria. Lo stesso Cavalieri si incarica del tiro dal dischetto, che con grande sangue freddo non sbaglia e insacca alle spalle del portiere della Gavellese. A questo punto è stato evidente che 100 ha tirato frettolosamente i remi in barca, rischiando grosso. Infatti la Gavellese approfitta subito del rilassamento dei guercignani e vanno in gol con Pareschi, accorciando le distanze. A questo punto della partita la Gavellese ci crede ed insiste nel pressing alla porta difesa dal super portierone Gambetti. Ma questa volta, a fatica, 100 non si lascia sorprendere e difende con le unghie e con i denti il risultato vincente. La classifica è immutata, Gambulaga vincendo si porta a 27 punti, inseguita da Barco e 100 a 21. Cambia la classifica a marcatore, dove Bomber Cavalieri sale al primo posto con 11 reti, insieme a Lanzone dell'Alberonese e El Fakir del Gambulaga. Ora sentiamo le interviste a mister Davide Del Toro e a Nicola Giorgi, che ci esterna la sua emozione. Bene, siamo con il mister Del Toro. Al termine della partita con la Gavellese qui a Loris Bulgarelli, però subito in vantaggio la 100 con Cavalieri, però loro sono arrivati un po' verso la fine quando noi abbiamo perso un po' di intensità. Non so se sei d'accordo con questa piccola analisi. Sono d'accordissimo, ma purtroppo non era facile ripetere una prestazione dopo domenica scorsa con la prima classifica. Ci siamo un po' appagati dal risultato di domenica, abbiamo giocato forse sottotono rispetto alle nostre solite partite. Comunque l'importante era portare a casa questo risultato, ci siamo riusciti con molta difficoltà oggi, perché purtroppo fra le varie assenze, fra alcuni che sono un po' accecati e stanno tirando veramente fino all'ultimo per essere con noi fino a domenica prossima, abbiamo comunque portato a casa 3 punti che per noi sono fondamentali alla rincorsa. Quindi le tante sostituzioni sono venute proprio per dare un po' di fiato ai ragazzi? Sì, abbiamo dovuto dare un po' di fiato ai ragazzi perché stanno dando veramente tanto, ogni allenamento stanno veramente sputando sangue, quindi sto chiedendo moltissimo da loro e abbiamo ancora una settimana davanti dove lavoreremo ancora tanto, perché voglio arrivare a Fruttetti in buone condizioni, chiudere l'andata comunque a essere almeno meno 6 dalla prima di classifica, ecco. Questo è quanto. Siamo con Nicola Giorgi. Nicola,
Una tua impressione sulla partita, vittoriosa, però possiamo dire che verso la fine avete mancato un po' di intensità e questo il mister lo ha messo in evidenza. Sì, abbiamo fatto un po' di fatica verso la fine, perché comunque è una squadra abbastanza dura, il Gavello, molti interventi pesanti anche. Noi eravamo anche un po' stanchini dalle fatiche di Gambulaga, però oggi, cioè, i 3 punti contavano, molto importanti, e comunque abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo fatto fatica in certi aspetti, ma erano importanti i 3 punti, poi ci concentriamo già per la prossima partita. Ecco, la prossima partita, Fruttetti, oggi ha perso 4-0 dal Barco, però è sempre comunque una trasferta insidiosa. Sì, io penso che come potenziale, cioè, noi non abbiamo problemi, ecco, perché siamo una squadra secondo me molto forte. Il nostro problema è la testa e non ci deve interessare delle altre, cioè dobbiamo sempre andare in campo e migliorare ogni volta il nostro cervello, non tanto guardare le altre squadre. Noi abbiamo il nostro campionato da fare e pensiamo a quello, ecco, basta. Quindi hai parlato proprio di cervello, una partenza, diciamo così, un po' in affanno, però le ultime partite, questa è la quinta, se non sbaglio, consecutiva vittoria. Sì, abbiamo dei momenti durante la partita che facciamo un po' di fatica, facciamo molti falli vicino all'area, molte punizioni che ci possono creare dei problemi. E poi, come oggi, abbiamo preso gol, prendiamo soprattutto gol su palle inattive, rigori, quindi siamo un po', sbagliamo qualche intervento magari vicino all'area, cose così, e dovremmo evitarli. Comunque sono tranquillo perché lavoriamo bene in settimana, questa qui è l'ultima settimana di lavoro prima della sosta, siamo già un po' di partite che vinciamo, ma dobbiamo sempre pensare a quella dopo e non a quelle prima, perché il campionato è ancora lungo e dobbiamo prendere il Gambulaga.